Wrestling Club. Allora, io ho fatto questa richiesta a Nini Palmieri. Intanto diamo il benvenuto a Charlie Bernasconi di Under Training. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Fabio. Charlie, allora, ho fatto questa richiesta a Nini Palmieri. Allora, parleremo in qualche modo di giardinaggio, ma non solo. Quindi trovami una sigla, mi ha messo Maria di, di J-Ax. Meglio così, e meno male che non si ascolterà nei podcast. E ricordiamo che questi interventi si possono riascoltare anche su Spotify, nei podcast dedicati appunto ai nostri temi. Quindi basta cercare Under Training e Salute Fitness On Air su Spotify, potete riascoltare tutte le puntate. No. Anche perché parlando della canzone Maria è un po' ambigua, visto che si parla di giardinaggio. Sì, questa è la mente malata di Nini Palmieri. Allora, Charlie, continuiamo a parlare di mal di schiena, però in altri ambiti, nel senso che mal di schiena è stato generato da atteggiamenti o insomma abitudini che soprattutto d'estate si tende ad avere. Allora, prima di tutto visto... No, però aspetta, non partire, però devo dire una cosa io, Charlie, fammi dire questa cagata qua, per favore. Allora, stavo sistemando il terrazzo, no? E scoppa il terrazzo, tira sulle foglie delle piante, quindi c'è un peso relativo, no? Quindi prendi la paletta, mettilo nel secchiello, a un certo punto mi scappa giù una foglia, proprio una fogliolina, dalla paletta e fuori dal secchiello. Quindi mi inchino per prendere questa foglia... E niente, rimango bloccato lì, Charlie. Cioè, ho dovuto ribaltarmi sul divano che avevo di fianco, fortunatamente, perché sono rimasto completamente bloccato per il peso di una foglia. Fai te. Allora, bisogna vedere quanto è grande il tuo terrazzo, perché magari è un terrazzo di 200 metri quadri su vista lago, e allora che ti fai male dopo 200 metri quadri di pulizie, ci può anche stare. Se invece hai fatto qualche movimento improvviso, anche ci può stare che magari la tua schiena era un po' stanca, e basta una fogliolina, l'ultima di solito, esatto, per fregarti. Allora, visto l'intervento di prima, cominciamo col dire: non installate pannelli solari da soli d'estate, perché qualcuno magari gli viene questa brillante idea, perché d'estate, quando ci sono le vacanze, specialmente gli uomini si inventano queste cose, in bianco casa, piuttosto cambio la rete, e poi sono cose che, se non siamo abituati a fare, un giorno, due giorni, al terzo giorno siamo già in sofferenza o cervicale o lombare. Esatto. Questa cosa può capitare molto spesso, anche quando si fa giardinaggio. E anche lì tante volte non capiamo bene a chi dar la colpa, ma dobbiamo ragionare un attimino, nel senso, innanzitutto sulle posizioni. Quando si lavora in giardino si lavora spesso o accovacciati o peggio piegati in avanti con le gambe tese e per tanto tempo, insomma, c'è sempre il tronco che è proteso in avanti. Questo manda ovviamente in tensione la parte bassa della schiena e la parte cervicale. In più aggiungi, Fabio, che spesso si usano degli arnesi, quindi che siano forbici, che siano regola siepi o quant'altro, si usano sempre con le braccia sollevate, quindi esatto, è un ulteriore carico sulla parte cervicale lombare. La cosa grave è che queste cose di solito si fanno prolungate per ore o addirittura per una mezza giornata, una giornata intera, o addirittura tante volte si è presi dalla voglia di finire il lavoro e tu fai un giorno, poi il giorno dopo cosa fai? Non è che esci o ti riposi, vuoi finire il lavoro esatto, e poi magari hai già un po' di mal di schiena, ecco fatta la frittata, insomma. Quindi dobbiamo un po' ragionare su queste cose. Il primo consiglio che posso dare, oltre al fatto magari di fare qualche esercizio di riscaldamento, che sembra una cosa banale, però non lo è così tanto. Quindi magari con le braccia sollevate facciamo dei piegamenti in avanti e indietro e laterali sulla colonna per cominciare a preparare un po' la muscolatura, e poi partiamo col nostro lavoro dandoci però dei tempi. Cioè di dire: ok, lavoro due ore e poi bevo il caffè, prendo, esco e vado a comprare le sementi, piuttosto che vado a fare un giro al fai da te, proprio per interrompere questo lavoro continuo sulla nostra schiena. Un'altra cosa importante è l'equilibrio. Spesso i giardini non sono piani, ci sono delle zone magari un po' scoscese o la siepe non è esattamente in piano, e quindi si è su un equilibrio precario, e questo equilibrio precario porta a una maggior tensione sui muscoli. Quindi anche su questi aspetti delle posizioni bisogna ragionare, perché sembra una banalità, però tante volte per pigrizia non si vuole prendere uno sgabello piuttosto che una scaletta, diciamo, solida per lavorare meglio, e poi però se ci passi un'ora, due ore, tre ore con le braccia alzate e protese in avanti,
Il mal di schiena è quasi scontato, diciamo. Sì, o per orgoglio anche, no? Perché io sono forte, ce la faccio, non serve che mi serve lo sgabello. Ah, dai, faccio tutto da solo io, non mi servono aiuti. Anche, è vero. E poi, soprattutto adesso, ha cominciato a fare un po' caldo, diciamo che quando sei caldo risenti meno dei dolori muscolari. Invece poi, quando magari ti raffreddi un po', ecco che poi la tensione si fa sentire. Ecco, questa è un'altra cosa importante, i colpi d'aria. Sembrerà banale, però tante volte nel giardinaggio o anche in generale nello sport, anche andando in bicicletta, penso tanti nel periodo in cui si va in bicicletta, tante volte si suda e magari con la maglietta bagnata sulla schiena, anche questo poi, soprattutto magari facendo la discesa in bicicletta, può essere pericoloso, il cambio del caldo, del molto caldo al colpo d'aria. È un'altra cosa che può portare a tensioni maggiori sulla schiena e poi il giorno dopo ti svegli col mal di schiena. Quindi anche l'abbigliamento, tra virgolette, è importante, soprattutto se appunto magari lavoriamo sotto il caldo, poi appena va giù il sole o comunque fa un pochettino più freddo è meglio coprire, diciamo, la parte lombare. Certo. Cosa possiamo dire quindi ai nostri ascoltatori? Innanzitutto pianificatevi le giornate di giardinaggio, non state 8 ore a fare il giardino, ma fate magari mezza giornata, quindi o al mattino o al pomeriggio si va fuori di casa, si fanno altri impegni, si va a fare un giro, come dicevo prima, al centro commerciale piuttosto che altri impegni. Fate magari un breve riscaldamento prima di iniziare a lavorare, ma soprattutto evitate posizioni mantenute a lungo, o se lo fate ogni tanto sgranchite le gambe, vi piegate in avanti, muovetevi un po', non state sempre nella stessa posizione, perché quando vi accorgete che avete fatto il danno è troppo tardi. Certo. Cercate di lavorare comodi, con delle scarpe adatte. Altro classico è uscire in ciabatte e cominciare a togliere qualche erbaccia, e poi alla fine sempre in ciabatte finisci che lavori, fai tutto il giardino, fai tutto. No, allora piuttosto rientri, ti metti un paio di scarpe comode, che anche quelle aiutano a prevenire il mal di schiena. Diciamo e che... poi che dire, gradualità, sempre poco alla volta. Sì, diciamo che dobbiamo applicare un po' le stesse regole che si applicano nello sport, cioè comunque mi riscaldo, faccio il lavoro fino a evitare il massimale e ovviamente utilizzo strumenti sia di abbigliamento che di supporto che siano adatti a quello che devo andare a fare, che sia appunto giardinaggio, che sia mettere un pannello fotovoltaico o imbiancare, però queste regole sono da applicare soprattutto se non siamo persone abituate a fare certi tipi di manipolazioni, lavori o utilizzare certi strumenti. Esattamente, poi ricordiamo sempre le due posizioni principe invece quando già abbiamo un po' di mal di schiena o anche solo per scaricare la tensione, che sono la covacciata, quindi inginocchiarsi a terra con le braccia protese in avanti, appoggiare i gomiti e cercare di portare il sedere verso i talloni, quindi di scaricare completamente la parte dorsale. E l'altro esercizio invece che si può fare quando appunto si ha una maggior tensione sulla parte lombare, sdraiarsi in questo caso sulla schiena, sollevando le gambe piegate e appoggiandole a un breve rialzo, quindi può essere una sedia, può essere uno sgabello, può essere un divano. Lo sgabello che dovevi utilizzare per fare il giardinaggio, per esempio. Esatto, anche. Quindi adesso che è bello ci si può sdraiare anche in mezzo al prato. Esatto. E quello aiuta molto a scaricare la parte muscolare della bassa schiena. Perfetto, Charlie. Poi, per altri consigli sulla ginnastica e gli esercizi, ovviamente trovate sul nostro blog, trovate sempre molto materiale per chi vuole approfondire. Giusto e corretto, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo e ci diamo appuntamento. Adesso basta parlare di mal di schiena, perché 3 puntate poi magari qualcuno se gli viene mal di schiena dice che gliel'abbiamo buffata noi, quindi cambiamo argomento, da settimana prossima parliamo d'altro. Direi che ci può stare. Va bene, grazie Charlie, ci diamo appuntamento la prossima grazie settimana con Under Training e ti auguriamo buona serata. Grazie, a presto. Ciao Charlie, grazie. Grazie a Charlie Bernasconi e a tutto il suo staff di Under Training, come ricordato anche da lui ci sono un sacco di informazioni che potete trovare su undertraining.ch, ma soprattutto se avete dovete stabilire cosa fare al meglio per voi, undertraining.ch è il portale giusto. Spin Club, le idee girano in radio su Radio Cantù.